Si accennava anche poco fa alla corretta alimentazione, adesso ne parliamo in maniera più approfondita con la dottoressa Barbara Lapini, dietista e nutrizionista. Bentornata. Grazie a voi di avermi come al solito invitato, molto onorata, molto contenta di essere qua. Parliamo, visto che ci stiamo avvicinando al periodo delle feste, del calendario dietetico dell'Avvento, che va un po' controtendenza, diciamo, perché noi siamo abituati a dicembre ad alzare i vari cartoncini e a mangiare un cioccolatino. E invece questo, diciamo, può essere un buon motivo di spunto per riuscire magari a mangiare in maniera variata, a prepararsi soprattutto in maniera un pochino più riguardata al Natale, che sicuramente sarà un periodo dove gli stravizi ci riguarderemo meno. Saranno un pochino più difficili, diciamo, rispettare le regole. Quindi approfitterei, visto che sono 25 giorni, no? Da domani è il primo dicembre, e quindi una... Diciamo 23, poi si dal comincia. Dal 23, poi 23, 24... Quindi diciamo fino al 23 saranno 23 giorni, diciamo, di attenzione, di riguardo. Ovviamente sarà un po' difficile perché spesso capiteranno anche scene di lavoro, scene di rappresentanza, scene degli auguri che potranno portarci fuori strada. Proprio per questo è importante che almeno un pasto del giorno venga fatto in maniera compensativa. Cioè, se prevediamo un pasto particolarmente abbondante, perché no, però ovviamente prepariamoci con il pasto precedente o quello successivo con delle cose un pochino più leggere, magari evitando gli alimenti grassi, magari proprio del tutto, concentrandoci su, ad esempio, su una vellutata di verdure, un minestrone con del pane, piuttosto che un piatto vegetale come una zuppa di cereali e legumi come piatto unico. E in questi 23 giorni provare a mettere nel nostro casellario dell'avvento della dieta un alimento vegetale diverso ogni giorno, in maniera tale che andremo a essere depurati proprio nel momento in cui poi saremo pronti per intossicarci. Saremo completamente liberi e ci possiamo, sì. Ecco, intanto una cosa: se io stasera ho una cena per salutare i colleghi, non salto il pranzo? Assolutamente no, perché se io salto il pranzo o il pasto precedente a quello che può essere appunto il pasto previsto per lo stravizio, ovviamente andrò al pasto con lo stravizio con più fame. È il principio del non andare a fare la spesa quando abbiamo fame, perché ovviamente andiamo incontro alla possibilità di comprare cose molto più sbagliate. Così al pranzo di lavoro, piuttosto che diciamo di auguri, dobbiamo comunque non andarci con la fame, quindi il pasto precedente va fatto in maniera ridotta, non eliminando i carboidrati, quindi pasta o pane, perché no, abbinati a un'abbondante quantità di verdure, attenzione all'olio, in maniera tale che siamo sia per i carboidrati e quindi le fibre, ma anche con le verdure, quindi fibre e vitamine, ben sazi per poter essere non affamati e quindi abbuffarsi diciamo al pasto diciamo di stravizio. Quindi, e se io volessi proprio costruirmi il mio calendario dietetico dell'Avvento con queste 23 caselline che ogni giorno vado ad alzare per introdurre appunto un alimento vegetale nuovo ogni volta, con che cosa lo compongo, che cosa io ci mi scrivo? Farei una bellissima lista di tutte le verdure del territorio a chilometro zero e soprattutto di stagione, quindi vedere, se non abbiamo memoria, magari anche perché no, su internet, quale verdure ci sono in questo periodo, in più quali frutte ci sono in questo periodo, e magari ritirare fuori i legumi e cercare di combinare ad ogni pasto verdure e frutte diverse di questo periodo. Uno, perché in questo modo non mi annoio di fare un'alimentazione disintossicante. Due, tendo ad avere il ravvicinamento con dei sapori che spesso vengono trascurati. E tre, perché do un esempio, se sono una mamma o un babbo, do l'esempio al proprio figlio di poter variare, perché altra cosa che purtroppo facciamo poco con il tempo che abbiamo tutti i giorni è il variare le cose. Quindi quando andiamo a fare la spesa cerchiamo di depennare dalla nostra lista di 23 cose diverse quello che abbiamo già consumato, quello che avremo da consumare.
e così comporremo il nostro esatto, quindi calendario. Abbinando cavoli a legumi, i legumi sono tanti, dice, uno pensa al legume più comune che è i piselli piuttosto che i fagioli, ma ci sono le lenticchie, ci sono i lupini, ci sono le fave che comunque anche se fuori stagione essiccate si possono tranquillamente consumare in zuppe, in crema, in cremose, la soia anche volendo ovviamente biologica, la coltiviamo anche in Italia, quindi che sia del nostro paese sicuramente è meglio, quindi cioè, riscoprire e ritrovare questi sapori che possono poi essere riproposti anche durante l'anno dopo averli scoperti in alcune situazioni, no? Anche tutta la gamma dei nostri cereali. Assolutamente, ci sono dei grani antichi che noi sappiamo magari sfruttare quando troviamo il pane piuttosto che il grano Averna, ma abbiamo anche il senatore Cappelli che possono a volte essere utilizzati proprio come cereali da bollire, quindi alla ricerca potrebbe essere qualcosa di divertente andare alla ricerca di prodotti nuovi che poi nuovi non sono, innovativi che poi innovativi non sono, che però ci fanno veramente bene. Potrebbe essere anche un gioco divertente. Ma lei ci ha abituato a chiudere questo appuntamento settimanale con qualcosa di afrodisiaco. Ci mettiamo qualcosa in questo calendario? Ma assolutamente sì, quindi visto che il periodo che andremo ad aprire sarà un periodo di dolci un pochino più ricchi di grassi, proviamo a introdurre ad esempio nei nostri menù il cioccolato fondente, che più alto è il grado di purezza, quindi di quantità di cacao, e meno ha contenuto in grasso. E questo diciamo, alimento potrebbe essere sia la fine di un pasto che magari un qualcosa da grattare sopra una macedonia piuttosto che sopra un pane, magari pane, olio e cioccolato grattato, da provare sicuramente. Questo è da provare. È veramente da provare, perché è qualcosa che può essere nutriente, energizzante e perché no, grazie all'aiuto del cioccolato, afrodisiaco. Io suggerisco sempre anche per chi non ha problemi particolari il peperoncino, perché quello può essere qualcosa che picca sia a livello di fisico ma anche a livello di cuore. Grazie alla dottoressa Barbara Lapini, grazie. Grazie a voi e buona giornata. Noi ci prendiamo una pausa, torniamo tra pochissimo.